operativa, adesso vedremo i profili operativi, noi non poniamo limiti temporali al dottor Cassini sulla relazione ben granita, purché non si arrivi a questa sera. Danno conto anche di una diversità di alcuni tratti che sono stati ricordati, di diversità rispetto alla più generale competenza sulle pratiche commerciali scorrette, e questo perché appunto come vedremo i poteri, l'ambito di intervento è un pochino è diverso, diciamo, ed è complementare alla disciplina delle pratiche commerciali scorrette, e quindi nel regolamento di procedura adottato dall'autorità, e attualmente c'è una consultazione in atto proprio in relazione all'ultima competenza che è giunta sulla norma sulla non discriminazione, che è una forma di attuazione di una norma della direttiva servizi, quindi è in corso attualmente una consultazione che riguarda questo aspetto specifico, però quindi questo regolamento di procedura, appunto gli articoli 21 e 22 danno conto di una procedura differenziata in materia di clausole vessatorie che riflette i diversi poteri che l'autorità ha in questo settore. Abbiamo visto che sono appunto un potere di accertamento della vessatorietà anche su interpello delle imprese, ma non comprendono per esempio un potere, per venire al tema, non comprendono un potere inibitorio, non c'è un potere neppure cautelare e neppure sanzionatorio. C'è un potere viceversa di accertamento della vessatorietà e di accertamento anche su interpello dell'impresa, quindi preventivamente rispetto all'adozione. Questo è il nucleo essenziale. Gianni Calvarò ricordava come l'autorità ha avuto sin dall'inizio un approccio che è stato da un lato in modo settoriale, cioè di non limitarsi a singoli operatori che magari erano gli unici sui quali erano pervenute delle segnalazioni. Ricordo il primo filone che è stato fatto sull'autonoleggio. C'erano state delle segnalazioni che riguardavano un operatore maggiore e da subito l'autorità ha pensato di guardare all'intero settore per evitare anche effetti cattiva virgolette pubblicità in presenza di clausole nelle condizioni generali di contratto assolutamente analoghe. E quindi non dimenticando la sua vocazione di essere anche autorità di concorrenza e quindi nella volontà di esercitare questa funzione in un contesto più ampio di fair competition, direi, ha da subito iniziato a guardare i settori, ad analizzare facendo delle richieste di informazioni, chiedendo quindi condizioni generali di contratto e modelli contrattuali,
di più operatori per poi fare un'analisi pre-istruttoria e avviare l'istruttoria ove necessario, gradando il suo intervento anche magari accompagnandolo nei confronti di operatori che presentavano problemi minori con interventi per esempio di moral switch. Ed è quello che ha fatto nei settori, nei suoi 2 anni e mezzo di vita, diciamo, la direzione generale, la direzione, Claudio Sartori nell'ambito della direzione generale, l'ha fatto nel settore appunto del noleggio a breve termine, l'ha fatto nel settore di forniture e manutenzione degli ascensori per i condomini, lo ha fatto nel settore immobiliare, lo ha fatto nel settore dei danni, del recupero danni da mala sanità, lì con un intervento istruttorio e alcuni interventi di moral suasion, lo ha fatto nel settore dell'e-commerce, lo ha fatto nel settore dei servizi idrici con un procedimento che riguardava le morosità pregresse, cioè il tema che era stato già trattato come pratica commerciale scorrette, ma che venne affrontato su una segnalazione di un'associazione dei consumatori in quanto previsto in condizioni generali di contratto. Questo approccio settoriale appunto voleva essere anche un pochino di, unito a questo approccio volto a analizzare anche le clausole che nel corso delle istruttorie le imprese presentavano per risolvere il problema. Vedete, questo è un problema che si è posto sin dall'inizio nelle istruttorie, per esempio, dell'autonoleggio. Imprese come Eurocar, come Maggiore, come Sisi di Bycar, da subito ci dissero: benissimo, adesso noi stiamo facendo un procedimento sulle clausole vessatorie. Noi non riteniamo siano vessatorie, ma se voi poi concludeste della vessatorietà, noi dal giorno dopo cosa facciamo? Siccome noi firmiamo 500 contratti al giorno in tutta Italia, cosa ci scriviamo? E quindi l'autorità, diciamo, anche con un approccio che io, come dire, su cui personalmente ho creduto sin dall'inizio, di un atteggiamento, diciamo, proattivo, di, anche di aiuto alle imprese in un ambito effettivamente non facile, perché valutare le autorità delle imprese di fronte a una giurisprudenza non particolarmente estesa, cioè ci sono pronunce in materia di vessatorietà delle clausole, ma è una giurisprudenza tutto sommato abbastanza limitata. E quindi, diciamo, questo approccio è stato un approccio di valutare coerentemente col potere di rispondere agli interpelli preventivi delle imprese, di valutare nell'ambito delle 29 istruttorie che sono state svolte anche le clausole che le imprese, ove interessate, non sempre è accaduto, è successo in 27 casi su 29, le clausole che le imprese si siano dimostrate desiderose di presentare all'autorità, in modo da chiudere il procedimento con un quadro in qualche modo più definito, sia sulla vessatorietà di alcune clausole oggetto dell'istruttoria, sia anche con riferimento a clausole che potessero sostituire quelle precedenti e in qualche modo risolvere il problema nei confronti del mercato e nei confronti dei consumatori. Tornando agli aspetti più procedimentali, quindi abbiamo visto ci sono le istruttorie che sono state inviate d'ufficio o su segnalazione, e una cosa importante è che, come nella materia della più generale della tutela del consumatore, ma anche in materia di pratiche commerciali scorrette, con un approccio diciamo che l'autorità ha puntato molto anche nei piani, in tutti gli incontri che annualmente e la cadenza anche di un incontro l'anno si sono svolte con le associazioni, l'autorità ha sempre diciamo, di fronte a associazioni di consumatori segnalanti, le ha fatte automaticamente parte di questi procedimenti, così come ogni qualvolta c'è stata una manifestazione di intervenire nei procedimenti avviati, queste ed è accaduto nei procedimenti immobiliari, le associazioni sono state queste istanza di intervento è stata accolta e sono state rese parte dei procedimenti. Una particolarità, quella di diritti ovviamente di presentare memorie, di documenti, di essere ascoltate se lo ritenessero
Una particolarità di questo procedimento e una particolarità che posso dire è stata apprezzata anche a livello comunitario nell'ambito di un progetto a cui l'Italia ha aderito, l'autorità ha aderito, che si chiama European Unfair Terms Strategy, e che si è articolato in serie di incontri in giro per l'Europa. Questo è la caratteristica di pubblicare le clausole su cui l'autorità avvia un'istruttoria sul proprio sito, e dando la possibilità così alle associazioni dei consumatori, delle imprese e al sistema camerale di partecipare inviando commenti su. Evidentemente questo è uno strumento molto importante perché dà modo appunto di acquisire conoscenze innanzitutto, soprattutto in una fase iniziale di, come dire, di in cui si affrontava una materia, come mi ricordava Giovanni, di public enforcement del tutto nuovo per l'autorità, in cui siamo cercati ovviamente con i nostri limiti, ma entrare un pochino in punto di piedi, essendo una materia prettamente civilistica, era un modo molto utile per acquisire conoscenze, acquisire esperienze di chi, come il sistema camerale, come le associazioni di imprese, evidentemente di queste materie, di questa materia delle clausole vessatorie, si occupavano e si sono occupati per molto tempo. E devo dire, come vedremo, che le associazioni hanno sempre partecipato, le associazioni dei consumatori, purtroppo mai il sistema camerale, questo forse è stato, però diciamo è stato un contributo utile e io credo che in prospettiva sia un contributo, una forma di partecipazione che meriti di essere ulteriormente sviluppato. Quindi c'è questo obbligo di consultazione online l'autorità ha la possibilità di richiedere pareri, quindi diversamente dalla materia delle pratiche commerciali scorrette non c'è un obbligo di chiedere pareri per esempio all'autorità di regolazione, ma può chiedere pareri e questo è accaduto in un interpello importante in materia di assicurativa di RC Auto, dove si dibatteva sulla clausola che consente alle imprese di vietare la cessione del credito agli autoriparatori. Era una questione piuttosto controversa e di non facile soluzione, è stato chiesto un parere all'IVAS e devo dire ed è l'unico interpello che è disponibile sul sito, proprio per la rilevanza che aveva avuto con moltissime associazioni, soprattutto di categoria di autoriparatori, che avevano segnalato questa vicenda. I poteri istruttori sono potenzialmente sono quello di chiedere informazioni, che è fondamentale, eventualmente, evidentemente dovendosi occupare di clausole diciamo, utilizzate, clausole attuali, e quindi fondamentale avere le condizioni generali di contratto in uso, i moduli, i modelli, i formulari attualmente utilizzati. Anche se in molti casi questi erano presenti per esempio online, ma non in tutti i casi, per esempio non sono mai disponibili per esempio nel settore immobiliare. La possibilità di fare ispezioni c'è sulla carta, non è stata utilizzata perché in realtà non c'è stata l'esigenza di usare questo strumento, in quanto le imprese hanno sempre come risposto alle nostre richieste di informazioni mettendo a disposizione i modelli, quindi non c'è stata finora questa, questa necessità. Lo strumento delle perizie non è stato utilizzato, ma come abbiamo visto è stato chiesto un parere all'IVAS nel caso dell'RC Auto. La possibilità di fare audizioni invece è stata sempre utilizzata nell'ambito dei procedimenti ed è stato uno strumento, diciamo, un momento di confronto importante anche nel quale le imprese, i 27 casi su 29, hanno manifestato la volontà di sottoporre all'autorità nuove clausole per risolvere i problemi di questa autorità. Tra le caratteristiche dei procedimenti di clausole vessatorie sono, oltre quindi questa pubblicazione iniziale all'inizio del procedimento per acquisire eventualmente commenti dal sistema camerale, dal sistema delle associazioni delle imprese e dei consumatori, quello di
criticare, ed è l'unico strumento, diciamo, che in qualche modo l'autorità ha, oltre all'accertamento della stessa autorità, e che assomiglia un pochino allo strumento della pubblicazione, che è l'idea eventuale. Nell'articolo 37 del codice del consumo c'è la possibilità che il giudice ordini la pubblicazione su uno o più quotidiani della misura inibitoria. Qui invece è uno strumento normale, cioè non c'è nessuna discrezionalità nel disporlo o meno. Quando si accerta la vessatorietà di una clausola, in relazione alle clausole di cui è accertata la vessatorietà, si dispone la pubblicazione sul sito internet del professionista, in alcuni casi il sito internet o non c'era, non era più disponibile, è stata disposta la pubblicazione per estratto su un quotidiano, e oltre ovviamente al bollettino dell'autorità, che è disponibile online. I poteri sanzionatori, come ricordavo all'inizio, non ci sono, però ci sono per informazioni false o non complete. Questo non è stato mai utilizzato, invece è stato utilizzato in caso di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione. Si è verificato in un caso, solo in un caso, in un piccolo operatore nel settore immobiliare, che tra l'altro aveva trascorsi con la Camera di Commercio di Roma e che aveva inibito il proseguimento dell'attività, e quindi c'è stato un avvicendamento di un soggetto formalmente diverso, noi riteniamo fosse lo stesso, ed è in corso un procedimento di inottemperanza che si concluderà nei primi mesi del 2015. La moral suasion è uno strumento appunto importante, perché è uno strumento preistruttorio e consente un dialogo in presenza di clausole non particolarmente rilevanti. Penso per esempio a una classica, il foro, che viene indicato il foro non del consumatore, del professionista. Ecco, laddove ci siano profili, diciamo, anche quantitativamente meno clausole, diciamo, problematiche, è uno strumento che è stato utilizzato con successo. E nel sito dell'autorità voi vedrete traccia di alcune di questi interventi. Per esempio, un intervento importante che si è svolto in materia con uno strumento della moral suasion, che è tuttora in corso, riguarda il settore del fitness, cioè delle reti di palestre che riguardano, diciamo, veramente decine di migliaia di consumatori per ciascuna rete, e riflette un intervento che per esempio gli inglesi dell'Office of Trading hanno fatto proprio con lo strumento della moral suasion, colpire le clausole di rinnovo automatico laddove il termine di disdetta fosse troppo lungo, le clausole di esonero totale di responsabilità, quelle clausole per esempio che non consentivano la sospensione, l'interruzione o il recesso da un abbonamento in presenza di perdita del lavoro, spostamento del luogo di lavoro, gravidanza, infortuni gravi. Tutti questi interventi noi li stiamo conducendo in questo settore con lo strumento della moral suasion. E vengo alle caratteristiche dell'interpello molto rapidamente. Dunque, l'interpello è uno strumento di dialogo, così l'ho intesa l'autorità, secondo me correttamente, tra le imprese e l'autorità. Per fare interpello c'è un formulario che va riempito in ogni sua parte. Questo è importante perché il set informativo è fondamentale, anche perché l'autorità ha poi 120 giorni per dare una risposta. L'autorità ha sempre rispettato questo termine, anche perché è un termine decadenziale in moltissimi casi. Però la risposta all'interpello è stata data ben prima dei 120 giorni. L'ultimo ha riguardato ThyssenKrupp, nel settore dei contratti di manutenzione ascensore, nello scorso dicembre. L'interpello è preventivo, cioè prima dell'adozione di una clausola. L'interpello può essere fatto solo, dicevo, dalle imprese, non direttamente, cioè non da associazioni di imprese, anche perché la redazione di clausole contrattuali, di contratti da parte di associazioni di imprese, lo dico per inciso, è forse qualche problema concorrenziale lo può porre, perché anche, come dire, le condizioni contrattuali sono uno strumento di concorrenza, e possono essere uno strumento di concorrenza virtuosa, o viceversa possono essere uno strumento di coordinamento tra le imprese.
Solo sulle, dunque, sulle clausole potenzialmente vessatorie, l'interpello non può essere chiesto inoltrando le condizioni generali di contratto, si chiede l'interpello su tutto, si può chiedere su più clausole, per ognuna delle quali il formulario richiede che venga spiegata soprattutto la ratio e, cosa molto importante, qual è l'origine di quella clausola, perché è successo che venisse sottoposta a interpello una clausola che aveva un'origine per esempio camerale, e allora avere il background, diciamo, la provenienza e andare a valutare il perché una certa Camera di Commercio avesse dato questa indicazione era evidentemente un'informazione importante da tenere nella dovuta considerazione. Un aspetto molto importante che il formulario sottolinea e che vedremo è che è stato poi oggetto di frequente analisi da parte dell'autorità è l'aspetto della chiarezza. Voi sapete che nel codice del consumo all'articolo 35,1 e 34,2 e adesso le norme di recepimento della consumer rights con riferimento alle informazioni precontrattuali sottolineano il fatto che le clausole devono essere sempre chiare e sempre comprensibili. Questo sembra un aspetto minore, non lo è affatto. È una sentenza del 30 aprile di quest'anno della Corte di Giustizia nel caso C26/13 inizio a cui l'autorità propose al governo italiano di intervenire e era un rinvio pregiudiziale, infatti il governo italiano è intervenuto, questa sentenza ha chiarito l'importanza, già per il vero chiara, sia nella direttiva del 93, sia nella analoga formulazione della norma di recepimento, dicevo l'articolo 34,2 e 35. L'aspetto della chiarezza e della comprensibilità delle clausole è proprio, in qualche modo, e questo l'ha chiarito molto bene la Corte di Giustizia, rappresenta quasi un principio fondante di tutta questa disciplina. Se una clausola non è comprensibile, è vessatoria quasi di per sé, e questo è ovviamente chiaro, perché una clausola può essere vessatoria, ma se non è comprensibile, direi, per come la vedo io, è sicuramente vessatoria. E la Corte di Giustizia ha chiarito che la clausola deve consentire, nell'ambito di un contratto di mutuo, deve consentire al consumatore di capire le implicazioni economiche che la sottoscrizione di quella clausola comporta, che possono essere particolarmente come dire, pesanti. Qui si trattava di un mutuo espresso in una valuta straniera e tutto il costo delle rate veniva parametrato a una valuta straniera con un meccanismo complicatissimo di cui il consumatore non poteva in qualche modo rendersi pienamente conto e pienamente comprendere. Ma l'esempio di clausole non chiare e non comprensive ce ne sono direi in ogni contratto, e quindi l'autorità sin dall'inizio ha dato molta importanza a questo aspetto, e se voi passate in rassegna sopra tutti i procedimenti del 2014 i provvedimenti troverete ampio riferimento a questo elemento di chiarezza e comprensibilità. E anche nell'interpello, quindi, nel formulario, sin dall'inizio ha in qualche modo l'indicazione che le clausole da sottoporre all'interpello devono essere prima di tutto formulate in maniera chiara e comprensibile. Termine perentorio, l'abbiamo detto, la consultazione in questi casi è eventuale ed è avvenuta nel caso, appunto, che vi dicevo, dell'interpello di Vittoria, in cui essi sono pubblici. Ora qui brevemente si dà conto, in questa slide e quella successiva, del numero di interventi. Primo è stato la partecipazione a una segnalazione dell'autorità al governo proprio in materia di chiarezza e trasparenza delle clausole. Numerose sono le preistruttorie a carattere settoriale, da cui sono gemmate alcune delle quali, su impulso di associazioni di consumatori, 29 istruttorie che si sono concluse. I settori sono, l'ho accennato prima, forniture e manutenzione ascensori, servizi idrici, servizi di vigilanza privata, settori su cui abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni anche da parte di imprese,
nei confronti delle quali purtroppo diciamo, la disciplina delle clausole istatorie, diversamente, come ricordava Giovanni, dalla materia delle pratiche commerciali scorrette, non vale la tutela delle micro imprese. Danni alla sanità, autonoleggio a breve termine, vendita online di prodotti digitali, intermediazioni immobiliari. Le procedure interpello sono state 11, devo dire meno di quello che inizialmente si temeva, devo dire la verità, perché il timore era proprio di essere inondati da, e quindi invece forse per il timore delle imprese di una procedura farraginosa e dagli esiti incerti, forse per la comunità dello strumento, è stato usato limitatamente. In un caso, vedete, ci siamo occupati anche dei servizi legali. Lo dico perché questo aspetto, cioè l'applicazione delle norme sulle clausole statutarie anche al settore legale, cioè laddove ci siano dei contratti standardizzati tra avvocati e consumatori, era stato affermato dalla Corte di Cassazione e ripreso in una nostra pronuncia in proposito in sede di interpello, ma recentemente, il 15 gennaio 2015, anche la Corte di Giustizia, in una causa C537 del 2013, ha ribadito esattamente questo principio, cioè che laddove vi siano appunto rapporti standardizzati, cioè contratti predisposti per la fornitura di servizi legali, la disciplina delle clausole istatorie nei confronti dei consumatori è applicabile. Quindi in qualche modo abbiamo anticipato, però ripeto, c'era un orientamento della Cassazione già in questo senso. Le moral suasion, appunto, concluse, ma alcune sono ancora in corso, hanno riguardato i servizi idrici, i servizi di vigilanza privata, i danni alla sanità, il settore bancario, e proprio sulla base dell'articolo 35, che per esempio dei moduli di un importante gruppo bancario sono stati che riguardavano chi prestava garanzia, il COASIL complicato, cioè chi prestava una garanzia per un credito personale, e questo complicato che da cui derivavano diverse sostanzialmente di fiduciosore enormi oneri in caso di mancata restituzione. Esattamente. Quindi soprattutto nel modulo contrattuale si parlava solo di complicato e non c'era nessuna descrizione di quali fossero i diritti, ma soprattutto gli obblighi. Scusa, neanche con l'esatta posizione di debitoria nel momento in cui questo importante gruppo bancario prima ha rifatto completamente i moduli, e su questo tengo a dire che la Camera di Commercio di Genova aveva diciamo che ci aveva segnalato questo caso, aveva invano cercato di intervenire e l'intervento di moralization dell'autorità è andato a buon fine. Ancora nel settore assicurativo, nel settore delle carte di credito e dell'intermediazione immobiliare, dove l'autorità ha svolto in totale 8 interventi nei confronti, diciamo, di grosse catene, tra cui Toscana, forse la più scorretta, devo dire. Quella diciamo che aveva ricevuto, aveva avuto anche qui un racconto perché c'erano dei problemi istituzionali. No, la Camera di Commercio di Bologna se ne era occupata e non era riuscita, diciamo, a, e quindi la Camera di Commercio di Bologna ce l'aveva segnalata, come pure il Codacons, e poi ci siamo occupati di principali operatori, i provvedimenti sono pubblicati. E da ultimo l'ultimo provvedimento adottato è del 19 dicembre, quindi molto recente, nel confronto di Mobile Dream. La caratteristica di Mobile Dream è che è un operatore che, oltre a svolgere l'attività di intermediazione tradizionale, però in maniera marginale, vende soprattutto i mobili su pianta e i mobili in costruzione, quindi da costruire in costruzione per grossi costruttori di mobili.
mobili, e quindi c'era, per la prima volta è stata affrontata la tematica della vendita di immobili ancora da costruire, quindi il problema della chiarezza, ecco la 35, della descrizione dell'immobile, che nella modulistica era, che potete vedere riportata nel provvedimento, era soltanto descritta in maniera molto succinta, quindi diciamo, esatto, e poi tutta una serie di profili piuttosto complessi. Mi avvio a concludere. Io in questo slide ci sono un pochino i tratti comuni, diciamo, di queste istruttorie che sono state svolte, che sono essenzialmente il fatto che sono state istruttorie di tipo settoriale. Alla consultazione via web, che appunto abbiamo visto viene lanciata all'inizio istruttoria, hanno sempre partecipato le associazioni di imprese, purtroppo mai il sistema camerale, e solo realmente le associazioni di imprese. Quindi le associazioni di consumatori hanno partecipato, a mio avviso, in maniera molto utile, molto costruttiva, però è uno strumento che a mio giudizio ha dei margini di miglioramento, nel senso che è davvero uno strumento che può consentire all'autorità di avvantaggiarsi di un set informativo più ampio, anche di esperienza, e per le imprese, per le associazioni dei consumatori, di fornire importanti consigli di input. In tutti i provvedimenti viene dato ampio diciamo, risalto ai contributi che le associazioni forniscono rispondendo a questa consultazione online. Quindi è un aspetto che credo che anche in termini di visibilità, siccome credo sia un aspetto non marginale per le associazioni, volevo sottolineare. Le imprese in 27 casi o 29 casi hanno proposto modifiche e le autorità le ha valutate nell'ambito dello stesso procedimento. Le imprese hanno sempre ottemperato, e attualmente, se voi andate sul sito di Mobile Dream, vedrete c'è nella home page un'icona da cui potete accedere al provvedimento dell'autorità, all'estratto del provvedimento. Hanno sempre ottemperato, salvo in un caso appunto marginale, oggetto di un procedimento sanzionatorio per ottemperanza. Finora c'è stata una ridottissima incidenza del contenzioso, e evidentemente il fatto che non ci siano sanzioni è una delle spiegazioni. L'altra, secondo me, è questo approccio, secondo me proattivo e anche lungimirante dell'autorità, di trattare nello stesso procedimento anche le nuove clausole. Questo, diciamo, ha risolto un problema di incertezza giuridica per le imprese e per i consumatori, e evidentemente ha ridotto gli incentivi anche delle imprese a impugnare. L'unico caso di un'impresa che ha impugnato anche le clausole che essa stessa aveva proposto è quello di Toscana. Devo dire, un comportamento davvero molto scorretto, ma abbastanza incomprensibile. L'esigenza di chiarezza delle clausole, questo è riferimento a quella sentenza di cui parlavo prima. L'ultima cosa che vorrei sottolineare è in qualche modo di raccordo con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, si è posto sin dall'inizio un problema di, visto anche le diverse procedure, i diversi poteri, che rapporto ci fosse tra pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. È sembrato sin dall'inizio che ci fosse un rapporto di accentuata complementarità tra queste due competenze, e che talvolta le pratiche commerciali scorrette assorbissero anche i profili di vessatorietà, nella misura in cui, per esempio, si profilasse un settore di pratiche commerciali scorrette che fosse molto più articolata e molto più vasta nella tipologia di condotte che veniva a presentarsi, ferrovie, quindi dove cioè, al di là di una clausola in qualche modo contenuta in una condizione generale di contratto, c'era anche, direbbero in medicina, si direbbe un
agito, c'è cioè una condotta successiva e questa fosse addirittura prevalente sulla clausola. E evidentemente l'inibitoria su una condotta travolge in qualche modo anche la clausola, perché se la condotta è scorretta e a monte c'è una clausola, il più contiene il meno. E viceversa, in un'ipotesi al contrario, nell'ipotesi che riguardava il procedimento sui danni da mala sanità, il provvedimento obiettivo risarcimento, trovate sul nostro sito, lì le parti erano invertite, perché in realtà il problema poteva avere anche dei profili di scorrettezza, come pratica non c'è scorrette, ma era prevalentemente contrattuale. C'era forse un problema di non corretta comunicazione, ma aggredire solo quello avrebbe lasciato irrisolti profili contrattuali decisamente gravi e decisamente prevalenti. Quindi l'intervento è stato un intervento di clausole vessatorie e piuttosto efficace, devo dire, con una piena collaborazione da parte dell'impresa. Io avrei concluso e qualsiasi domanda.